specificare che cosa è stato fatto dalla COX per quanto riguarda il Colosseo. La COX ha elargito una donazione di 25 milioni di euro finalizzata alla restaurazione del Colosseo, donazione prevista dalla legge dell'Art Bonus. A questo proposito voglio farvi capire la differenza tra donazione e privatizzazione formale. La privatizzazione formale prevede o di dare in affitto il bene oppure di venderlo al privato. L'Art Bonus prevede una donazione, prevede che una qualche casa produttrice, un qualche ente faccia una donazione a favore dell'esaltazione o della restaurazione del bene, ma il bene rimarrebbe nelle mani dello Stato, non sarebbe del privato, non si tratterebbe di privatizzazione. E in Italia è fondamentale non privatizzare i beni culturali. Ma perché? Perché è quello su cui l'Italia deve puntare per la propria rinascita. I beni culturali sono quello che l'Italia ha di più bello. Ma per farvi capire che perché, vi voglio fare un semplice esempio. A chi di voi non è mai capitato di andare in vacanza e di dire a uno straniero di essere italiano? Quante volte quello straniero ha reagito dicendo quanto è bella l'Italia e magari quale città bellissima ha visitato? Perché è questo l'Italia, l'Italia è l'arte. L'Italia è il Colosseo, è Pompei, è città bellissime, è gli Uffizi, è quello su cui, ed è su questo che l'Italia deve puntare per uscire da questa crisi, perché l'Italia non può puntare su un campo tecnologico, su un campo scientifico, perché molti altri paesi sono più avanti di noi. L'Italia deve puntare sul proprio patrimonio culturale, perché è in questo che prevale su tutti gli altri stati. L'Italia non può permettersi di privatizzare il proprio patrimonio, perché è proprio perché è l'Italia. E noi italiani, in un modo o nell'altro, quando quello straniero ci ha detto quanto è bella l'Italia, ci siamo sentiti fieri del nostro paese, fieri dell'arte che ha il nostro paese. Cosa significherebbe privatizzare? Significherebbe rendere un museo, un bellissimo monumento, come un qualsiasi altro edificio, una qualsiasi altra fabbrica, una semplice costruzione sul suolo italiano. Ma davvero vogliamo questo? Davvero vogliamo sentirci così allontanati da quello che è il nostro più grande patrimonio? Noi non siamo come gli altri paesi, non siamo come l'Inghilterra che ha un patrimonio molto inferiore al nostro, è una costituzione diversa. Loro forse si possono permettere di privatizzare il loro patrimonio. Noi no, perché il patrimonio ci caratterizza. La nostra squadra ritiene fermamente che il patrimonio culturale e tutti i nostri beni siano la possibilità di rinascita da questa crisi e siano quello che maggiormente